Diaghide, Fratello io pure non si è visto più ora, amico, fratello non si è gemello. visto più. Per Diaghide per me anche lui è 6 meno. me 6, perché ha giocato 6. tutta la partita con quella bella ammonizione che si è inventata Inventata l'arbitro. dall'arbitro. Allora, Bravo l'arbitro, complimenti, dopo 2 minuti un'ammonizione del genere, complimenti. Noi quest'anno quest'anno siamo fortunati anche con gli non mi arbitri. pare che siamo particolarmente fortunati con gli arbitri, mi pare che quella ammonizione sia stata completamente inventata di sana pianta. Tra l'altro, prende, io peggio ancora, è l'ammonizione che viene data a Falletti, perché l'intervento su Favasulli è un fallo netto a Capitano, e capitano forbice, protesta. Capitano. netto a forbice sul nostro giocatore, andava ammonito il E giocatore del capitano Bari. protesta. E se piglia Il l'ammunizione. capitano protesta e addirittura quello ferma il gioco per ammonirlo. Sì, E non so che gli ha io detto però, boh, non. Ma magari. dai, guarda, No, non lo so. se era una cosa irripetibile, lo espelleva, lo sai che lo fanno. Ma addirittura fermare il gioco per ammonirlo per proteste Come è si una chiamava cosa. st'arbitro che non mi ricordo, Non me lo non ricordo. ci Ma tengo a non saperlo. solo, ma Lo rimuovo Falletti, perché poco proprio. prima, viene spintonato Sì, fuori dal campo e sì, sì. fuori dai Niente. tabelloni pubblicitari. Niente, tutto Che buono. io non lo vedevo risalire, pensavo, No, ma che ha fallo, l'ha fatto fischiato Cesi? però. L'ha Fino dentro un fossato, perché fischiato non si dopo un po' vedeva. la cosa, eh. Ti ricordi che poi una cosa del genere, Giambà gli ha messo 8.000 punti, non mi ricordo. 150 punti È una Giambà ha cosa messo. incredibile. Vabbè, No, ma l'arbitro, incidente per carità, diciamo però è questo, non è stato pericoloso. decisivo Che l'arbitro. scena Però in quella. qua, La coscia squartata completamente. diciamo che magari l'avversario non l'ha fatto apposta, però. Coscia. No, dicevo, l'arbitro non è stato decisivo stavolta, no, non lo possiamo dire. Però 3-4 decisioni Nella gestione dei strane, per non dire soprattutto nella inspiegabili. gestione dei Nella cartellini. gestione dei Scusa cartellini. se aggiungo qualcosa, ma allora se tu ammonisci Diaghide, se quello è il metodo di giudizio, poi dopo quanti ne devi ammonire? Appunto, quello diciamo, Del Bari gestione quanti ne devi dei cartellini. ammonire? Vabbè, dai. Poi quell'episodio che ha ricordato Enrico su Favasuli, quello è entrata. Voi mi dite che è il rigore quello di Proietti, no? Quello su Favasuli prende anche la palla, giustamente. Ma come entra? Prende Sì, sì, sì. anche la palla. No, ma Da mi dietro, sa che neanche peraltro. la prende, perché No, ma se la palla la mi prende, sono arrabbiato però la tanto prende da in quello mezzo che a tutto il hai visto. resto. Ma ti E ripeto, allora mi dai punizione? Ma, insomma, è la gestione dei cartellini che quest'anno fino adesso gli lascia arbitri non mi sembrano migliorati. male, male. Senti, poi No. tra l'altro ti dirai che te, Lucarelli ha aggiunto che ci ha avuto una settimana un po' Sì. particolare per questioni di mercato, quindi niente di grave, Sei. vediamo alla prossima. Sei, sei. Avanti. Poi gioca un tempo. Marsh. Capuano, Capuano sei. Ma Sei per me più. anche sei più. Anche Ma secondo me sì, sei più. La qualche. puntarella è migliorato, eh? Però Stato sta bravo. bene. Ma non aveva giocato male neanche con la Cremonese, però sul gol di coda. No, vabbè, bene, va Capuano fa bene. due o tre belle Eh uscite sì. contro il Bari, palla al Va piede, bene, va bene, ci migliorato. piace. Andiamo avanti. Non ci scordiamo nessuno, eh. Ecco, perché l'altra volta Celli ci siamo scordato, Vabbè, ma. poverino, Alessandro. Vediamo chi arriva adesso. Mantovani. Sei. Mantovani, sei più. La partita Sei normale. via. Diciamo Sei più, beh. che l'abbiamo visto più in fuoco, però insomma la parte sua la fa, via. Sì, più che altro mi piace che partecipa un po' alla Primo tempo manovra. però un paio di volte mi sa che, soprattutto sull'occasione di Nasti, quella in diagonale, lì l'attaccante gli va via. Non è No, bravo, mica però siamo. mi Sì, è piace, bravo. io apprezzo che Infatti sei, eh. partecipa di più alla manovra. Andiamo avanti. Nasti è un altro bel giocatore, un ragazzino che verrà fuori. E vedete che Chi ci Capuano, Mantovani, propongo? ripartiamo da Celli. Celli. Celli è andato bene, 6,5. Sei più, via. A me Sei più. è piaciuto molto Sei più. invece, perché è entrato bene, non solo, ma ha sgroppato tante volte sulla fascia, nonostante fosse entrato come braccetto sostanzialmente, perché ha sostituito Diachité, Mantovani è venuto a destra, lui si è messo a sinistra, ma è salito tante volte. L'occasione del gol del palo di Raimondo è il cross di Celli, Sì, è lui che è arrivato su. traversone, via. Cross. Sì, è un grosso, un grosso. Che Sì, infatti sei più, è andato bene. è? Beh, per me è bene. Andiamo avanti. Cross No, perché via. magari altre volte gli abbiamo dato, È un po' più invece dal fondo il cross, quando diciamo, meglio, se guardiamo Casasola, dettagli. Secondo me, che te allora, posso, sei. Sei. io gli do 6 più, perché si è mangiato un gol Sei, perché il clamoroso. voto era più alto, però si è mangiato un gol clamoroso. Sarebbe stato in quel momento decisivo. Gli è partito Poi. d'esterno quel Ma tiro. secondo me di piattone largo L'ha l'ha preso presa male, male, non l'ha l'ha preso presa neanche male. d'esterno, di piattone. Però rivedendola è lì devi un segnare, insomma, piattone non perlomeno devi prendere parliamoci di la mezz'esterno. porta. La porta bisogna Beh, prendere. minimo. Andiamo Andiamo perché lì avanti. veramente metri due dalla porta, stava proprio Oh, attaccato. poi il portiere te la può anche Oh, parare, però la Luperini per porta la me è devi stato migliore in campo, io gli do 7 pieno. prendere. Beh, 6,5, Sei via. e mezzo. Io gli do Mezzo 7. perché ancora non è proprio preciso, nel senso da tutto si inserisce molto bene. Mi dispiace, per me è da 7. Ho fatto Secondo tempo molto bene, primo una un po' partita No, ma più così. nel senso Ottimo. bene, Va bene, bene. però Voto più ecco, alto fino perché si è al mio. confermato
quello che diceva Lucarelli, ossia che uno che corre 14-15 km, forse ieri ne ha fatti, domenica ne ha fatti anche 16. Gli manca un po' di precisione. Però mentre nelle prime partite sembrava correre spesso anche a vuoto, senza un particolare... Poi insomma è stato l'autore del primo tiro in porta verso la porta del Bari nel primo tempo, perché fino a quel momento non ha fatti poi lui tre volte è arrivato al tiro, da mezz'ala in inserendo. Soprattutto lui con quegli inserimenti porta via avversari, libera l'area. È l'unico centrocampista che si inserisce. È anche recuperato un sacco di pallone. A me è piaciuto tantissimo. Sono d'accordo. A differenza delle altre partite. Speriamo che ci possa dare una bella mano in fatto di reti, no? Andiamo avanti. Futia. Ah no, la Boico. La Boico. La Boico 5. Sì. 5 e mezzo. Ripeto, do sempre mezzo voto in più. No, mi diceva un amico che in televisione non si è vista una prestazione così negativa. Quindi io prendo, non l'ho vista. Ma non è che la quindi forse negativa... tu l'hai vista in TV, c'è la stessa impressione. Sì, ma dallo stadio ha dato proprio l'impressione del giocatore in difficoltà. Dà l'idea, però, ancora che c'ha bisogno di lavorare. Ti do l'impressione della TV, giocatore imballato. Ecco, quello sì. E che al momento si limita solo a fare le cose scolastiche, cioè passaggetto a 3 metri, spesso addirittura all'indietro, solo esclusivamente in orizzontale. E poi si abbassa. Dopodiché ha perso un paio di palloni, secondo me, sanguinosi, per cui il voto non può che essere insufficiente. Adesso, forse ripeto, in questa fase sono molto buono. Va bene. No, ma lo sai perché è 5? Voglio dare perché in quel ruolo, secondo me, mentre può essere anonimo, anche Pizia, questo che dici tu, non ha fatto una gran partita, però in quel ruolo dove gioca la Boico serve un giocatore che abbia altre caratteristiche, soprattutto che abbia il coraggio di prendere in mano la squadra, di andare alla giocata. E questo, lo stesso Pizia, insomma questo, secondo me aveva giocato meglio altre volte e stavolta pure lui è stato un pochino anonimo. Però è una mezzala, poi la sostituisce, entra Favasuli. Ma nel ruolo di La Boico abbiamo bisogno di un giocatore fondamentale lì. Però se, lì se dipende. Se non sarà La Boico sarà un altro. Abbiamo preso i anni. Sì, però ecco, allora lì oppure dipende. Diventa lui quello fondamentale. Però una precisazione, no? Cioè, un minuto. Il ruolo davanti alla difesa tu lo puoi interpretare in due modi. Ecco. O ci metti uno alla Pirlo, appunto, che ti fa da regista, poi la copertura, oppure ci metti uno, che ne so, alla Van Bommel, che invece è l'esatto contrario, no? E lui qui è di questi due. Allora, l'ideale sarebbe una a mezza strada, tipo Brozovic, tipo Neskens, tu che sei interista. Allora, però, Viviani è un regista, cioè Viviani è uno, gli dai la palla, sventaglia a 30 metri, già. Però Viviani non c'ha questa grande dinamicità, cioè però almeno c'ha le mezzali. È lento, però, ecco, possiamo dire. Sì, sicuramente, però almeno un giocatore, Gianni, che ha una sua personalità. Cioè, però sì, ricordiamoci. Mi ricordo che l'Eresma andava uno, però a centrocampo dominava. Però Viviani, l'ha detto anche Capozzucca, è uno da 15 partite, 20 partite al campionato, poi soprattutto è uno che non gioca da gennaio. Ma speriamo 23. Che l'appoggio possa solo migliorare, no? Viviani è stato messo fuori rosa dalla Spagna. Lo so, è quello il problema. Non fa una partita da 8. 9 mesi. Ma tu pensi che arriverà quindi solo lì Viviani? Forse arriva anche sì, però non è che lui il 16 a Como magari gioca di volare e fa la gran partita, certo. Sarebbe un miracolo. Sarebbe un miracolo, capito? Quindi credo che il mister, prima di schierarlo... Quindi come facciamo? Come risolviamo? Ecco, appunto, come risolviamo? Io proverei nelle partite dell'allenamento anche oppure a Marginian. Cambiare modulo. Per me Marginian è lì davanti in perché questo il Frangiflutti momento, lo sa fare. Forse. Bravo, il Frangiflutti lo sa fare. Quindi io lo proverei, mi è parso in quei 10 minuti sì, che ha giocato. Andrà, ma anche forse ha giocato una ventina di minuti in tutto. Beh, mi sembra un bel corazziere tutto sommato. Andiamo avanti. È 1,90, c'ha bisogno di tempo. 6 meno. Meglio sì, sono d'accordo, 6 meno. Beh, delle quelle prestazioni fino ad oggi è stata la meno convincente. Sì. Però mette quella bella palla rasoterra a Favilli. A Favilli. Sì. Che tira in tribuna. Avanti. Beh no, in tribuna, dai, tira, via. No, la un po' alto. Corrado, sei più. Sta tutta tornando. Una ripresa. Piano piano sta tornando lui, questo fatto che ha chiuso il mercato, se Dio vuole. La forse... ripresa ma ha messo 3-4 traversioni splendide, poi dopo che magari non l'abbiamo sfruttati, però poi è andato via anche di... No, hai visto, è riuscito ad andare sul fondo, a metterle dietro, sembra anche più vivace, chiaro. Più brillante. Come diceva Enrico, il fatto che è finito il mercato magari l'ha un po' anche perché lui, non so, in qualche partita può darsi anche voler farsi male, non lo so. Sta tornando il Corrado che conosciamo. Avanti. Margine. Mi è piaciuto, io sei più. Sei più anch'io. Io. Meglio che a Cananzaro. Cananzaro è stato impalpabile, qui è entrato una bella cattiveria. Bella cattiveria, sostanza. Bene, anche lui poi insomma
anche qui sta da capire fisicamente come sta, che si allenava in Romania con chi? Appunto, ma con chi? Poi c'è una struttura da solo, fisica. Lì c'è anche gambetto sotto casa, però lui, per esempio, Margine è un calciatore che 1,90, quindi ci avrà bisogno di tempo. È quello. Però è uno che non è viene dalla primavera, ha fatto 50 partite in Serie C, no? Due campionati. Quindi, dopo è scontato, diciamo che il mondo dei professionisti lo conosce. Cioè, mentre un Raimondo Favasoli sta ributtato direttamente, diciamo, in Serie B senza passare dalla C, questo, come Travaglini, è un calciatore che con 50 partite in Serie C, secondo me, la giusta esperienza già ce l'ha. Sicuramente questo ha bisogno di lavorare un po', perché con la struttura fisica che si ritrova, questo veramente non può fare altro che migliorare, no? Lo dicevamo, che ne so, quando c'avevamo lo stesso di quando c'avevamo Dideo, quando c'avevamo Brevi, bravo. Giocatori che le prime partite erano un po' ballati, poi andavano Dideo, a bravo, guarda, Dideo mi sembra che gli rassomiglia parecchio, sì. Avanti. Favasoli, 6,5. 6,5. Quando è entrato si è visto, diciamo. È entrato molto bene, abbiamo già parlato, possiamo andare avanti, veloci che stiamo finendo. Quando si tratta di fare una critica a Lucarelli, lui va a tirare avanti. No, no, dobbiamo andare in pubblicità, di Favasoli abbiamo già parlato, scusa. No, no, era così, l'impressione mia, ma non posso sbagliare. Regia, ce l'hai una paletta, uno schizzetto, quello del fiume? Cioè, è fastidioso, Falletti, 6+. Sei più anche perché sei più. Svirgola quel tiro a linea dell'area pure lì, insomma gli manca, diciamo che Falletti sta, è tornato Falletti, però gli manca l'incisività in zona gol che c'aveva prima, no? Gli ha fatto una bella parata Brenno. Sì, lì io parlavo invece di quell'altra occasione, nel secondo tempo, quando si trova quella palla a linea dell'area è un po' la svirgola. Sì. Quella, no, alla ciccata proprio. Insomma, non è un termine calcistico. Favilli. 5,5. Anche qui giustificato perché deve lavorare. Ma tanto. Poi non era facile, giocava solo. L'abbiamo già detto. Come per Favasoli abbiamo già parlato anche di Favilli. Anche qui. Andiamo avanti. Raimondo 6,5, anche lui. Peccato che manca il gol, se no prendeva molto di più. Grande impatto. Se segnava quella. Però. Ma anche il gol che ha fatto a Catanzaro non era mica facile. Non gli avrei dato 7,5, gli avrei dato 7+, perché comunque un meno per la seconda occasione che ha avuto, perché lì c'aveva tanta porta, ha preso in pieno. Però la seconda l'ha calciata di destro. Lui è mancino. Lo so. Quindi, e anzi, per se quella gli mancino, capitava sul sinistro, può essere che la calciata di destro. Non entriamo nel entravismo per cortesia. Dico sinistro, questo è uno che porta dentro pure il portiere di destro, è meno efficace, è chiaro questo, si è capito. Però ci ha tirato di destro. L'anno scorso lo Dionisi, sei. Gli altri dicevamo, sei più, mi è piaciuto a me Federico Dionisi. Ma adesso che ci ha fatto rivedere quegli episodi Gianni, dico, vedo quella palla che se Raimondo gliela appoggia. Stava solo, Vabbè, comunque, insomma, l'attaccante deve essere questo, abbiamo poi, detto più volte. Per me, Dionisi, per me deve giocare, cioè, non lo so. A Lucarelli. A Lucarelli 6,5. Lucarelli 6. Diciamo 6+, via. Io, De Gustibus, ma Favasoli e Raimondo, per me, erano da far giocare subito. Diciamo che stavolta i cambi sono stati anche giusti, la conferenza stampa è stata assolutamente serena, giusta. Ecco, noi preferiremmo soprattutto Favasoli dall'inizio. Soprattutto Favasoli, poi sulla scelta Raimondo Favilli magari è condivisibile il fatto che nel primo tempo giochi Favilli e poi Raimondo per dare quella scossa alla squadra. Sì, però se io sono dell'idea. Però ha detto anche Lucarelli, no? Se entra lui Favilli l'ultima mezz'ora e facciamo tutti quei traversioni forse è meglio. Sì. Che pubblicità. Facendo investimenti? Vuoi formare il tuo personale o digitalizzare la tua impresa? OBM Consulenza è il tuo partner per la finanza agevolata. Pensiamo a tutto noi, al tuo fianco per costruire il futuro della tua azienda. Approfitta della nostra consulenza e contattaci allo 0744 08 0761. Il nostro consulente sarà a tua completa disposizione. OBM Consulenza. Guardiamo al domani. Io sono la signora Concetta dello Scunizzo e vengo dai quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venite a trovare.
trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce e il vongole, il papà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite allo Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. Autocarrozzeria Sipace Group. Dal 1974 amiamo la tua auto. Professionalità, attenzione al cliente, materiali ed attrezzature moderne ed ecosostenibili. Sipace Group è all'avanguardia per tutte le riparazioni auto in un ambiente ampio e controllato. Sipace, servizi auto a 360 gradi. Meccanica, elettrauto, servizio gomme, cristalli e aria condizionata, soccorso stradale e pratiche auto. Informati e fidati. Da Sipace è meglio. Autocarrozzeria Sipace Group è a San Gemini, via Fermi 20. Telefono 0744 24 17 61. Generali permette di dare vita ai suoi progetti, tutelando il mio presente e il domani di chi amo. Tutela me e il mio amico a quattro zampe. Fai come me, pianifica sin da subito il tuo domani integrando la tua pensione. Mettiamo passione in quello che facciamo e puoi trovarci sempre al tuo fianco. Generali, assicura, protegge. CBF Laboratori SRL. Ambiente, ricerche e formazione dal 1994. Analisi chimiche e biologiche nei nostri laboratori in via dello Scavo Montecastrilli. Telefono 0744 19 23 202 329 25 13 363. Ogni informazione nel nostro sito web www.analisichimichecbf.it. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Pizza e non solo. Menù da sporto, ogni 10 pizze, undicesima in omaggio. Pizzeria La Meridiana, a Terni, in via del Ribo 139. Da leccarsi le dita. Officine meccaniche Regildo, da oltre 30 anni al vostro servizio. Diagnostica elettronica, autoriparazioni, gommista, soccorso stradale e tanti, tanti altri servizi a vostra disposizione. Officine meccaniche Regildo lo trovate in via Enrico Fermi 18 a San Gemini. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli, di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni, con telefono 0744 28 81 66, 24 ore su 24. Essere Lube significa fare solo azioni concrete, come abbassare i prezzi e i tassi di interesse. Vi aspettiamo nei nostri 600 store di cucine Lube e Creo. Entrate per credere. A Terni, in via Farini, di fronte alla Coop.
Lungo la Flaminia tra Terni e Narni, il ristorante Regno Verde vi aspetta al fresco della grande terrazza panoramica, con la genuinità dei suoi prodotti agrituristici, le carni di qualità superiore e le bontà della cucina locale. E l'ingresso alla piscina è gratuito per i clienti del ristorante. Il ristorante dell'agriturismo Regno Verde vi aspetta in strada di San Faustino 26 a Narni. Telefono 0744 744 335. Stia DSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Bene, eccoci in studio, ultima parte di trasmissione. Sto notando dei movimenti inquietanti alla mia sinistra. L'ho cacciato io. Sono schierato momentaneamente con Enrico. Dissente con Giardinieri, giustamente. Senti, vado, faccio così. Avanti. Ecco, adesso fammi impazzire la regia. No, ragazzi, allora, mi pare che della partita abbiamo parlato abbondantemente. Vieni qua Gigi, non mi lascia solo, dai. Della partita. Torna con me. Vicino. 10 minuti più potenti. Della partita abbiamo parlato abbondantemente, dei singoli abbiamo parlato. Sì. Direi adesso c'è la sosta, approfittiamo un po' per analizzare questo inizio di campionato, no? Allora, intanto finalmente siamo riusciti a capire chi sono le X. È già un passo avanti. Secondo me un vago sospetto ce l'avevamo. Sì, beh. No, si sente la voce ma non mi vede, non fa niente, tanto che l'importante è che si capisce. Noi ridiamo perché voi non vedete a casa le facce del regista, comunque adesso torno serio, non lo facciamo arrabbiare, se no c'ha ragione. Allora, le due sono Lecco e Brescia, ma io penso... adesso senza prendere posizione perché diventa antipatico verso le piazze che magari sono state sacrificate, però insomma il Lecco sarebbe da quello che ho capito avrebbe dovuto perdere la Serie B guadagnata sul campo per un discorso di un giorno, di una mattina che la prefettura non aveva inviato, no, l'ok per il campo, insomma mi sembrava non giusto nei confronti del Lecco, senza arrivare a giudicare le ragioni di chi invece reclamava la Serie B conquistata non sul campo, no? Poi noi c'era stato detto che dovevamo... Ma perché, ma basta, lasciamo stare, basta, discorso, manca, no? Dagli risalto. No, ma al di là, poi per la Regina dispiace perché la piazza è importante, noi ci abbiamo avuto belle polemiche, vero, con la piazza Regina diverse volte, anche verso la nostra trasmissione, però è una piazza importante. Tanto è vero che sono andati, lì però, non so in quanti, ma tanti tifosi reggini, no? Anche, insomma, è una piazza importante. Purtroppo lì ci sono stati dei problemi, diciamo, chiamiamoli dei problemi societari, economici, e dovranno ripartire. E dispiace questo perché, ripeto, è una piazza importante, come era importante Taranto, anche lì all'epoca avemmo qualche problemino, anche così, qualche piccola polemica, no? Però, insomma, piccola, sta facendo, diciamo, no, diciamo che il Brescia era per forza la ripescata, perché era in questo caso no, la riammessa, perché era arrivata quart'ultima, quindi diciamo che probabilmente pur con ritardo giustizia è stata fatta, secondo me, poi non, perché io non voglio dire cose, insomma, come posso dire, condannare nessuno perché non sono io che devo farlo, però mi sembra che alla fine, come diceva Enrico, l'importante è che si sia arrivati a decidere chi sono le due, la X e la Y, Lecco e Brescia, le altre due, il Perugia sta in Serie C, avrà occasione di rifarsi, la Regina è un po' più difficile perché parte da più indietro, ma insomma spero che una piazza del genere possa risorgere. Ma quello che conta è adesso è individuare quello che disse Lucarelli, no?
magari con un'espressione non felicissima, qualcuno l'ha criticato, però ci dobbiamo trovare quattro squadre insomma che ci arrivino dietro. È presto che ci ancora. Siano. Ancora secondo me. Secondo me per come gioca la Ternana sicuramente ci sono squadre sì. che giocano peggio. Speriamo che siano invece, anche meno brave. Questo è un discorso antipatico, non mi piace, mi piacerebbe invece però parlare di chi secondo te sono le favorite, perché quest'anno non l'abbiamo fatto ancora. L'anno scorso ad agosto ci siamo sbilanciati, abbiamo acchiappato tre su tre in pratica. Quest'anno è più difficile. Abbiamo preso tutte, forse il Frosinone sì, al posto del Parma. Frosinone l'avevamo messo tra le favorite. Lui sì, tra il gruppetto delle favorite, ma dietro a Parma, Cagliari e Genova. Cagliari e Genova sono andate su, il Parma no, è andato sul Frosinone. Però insomma due quest'anno, su tre siamo presi. Ma 6-7 squadre mi congedi di indicarle o devo essere tu mi devi dire le tre favorite più quelle di contorno. Ah, io te le dico. Allora Gianni inizia. La favorita secondo me per il campionato, proprio prima classificata, è la Cremonese. Perché pur essendo ancora un cantiere aperto, però c'ha una rosa che per me è la più forte di tutte quante. Poi dopo dipenderà da alcune cose per altre squadre, però la Sampdoria deve trovare una quadra, gli manca ancora qualcosa, però per blasone, per comunque possibilità di intervenire sul mercato di gennaio, secondo me sarà un'altra che favorita, anche se Pirlo deve trovare la giusta quadratura del cerchio. Vista a Terni, la Sampdoria era una squadra di mezza classifica, parliamoci chiaro, però... Sì. Beh, anche dopo non è che... Vogliamo vedere la classifica? I risultati hanno una che sicuramente arriverà in alto, sono convinto che è il Bari, lo stesso Bari, perché il Bari che abbiamo visto a Terni, ecco esatto, c'aveva due, tre nuovi acquisti presi il 30, il 31 agosto, importanti. A Schick, Aramu, a Campora, insomma. Rispetto all'anno scorso ha perso quel portiere giovane che ha perso Caprile, ha preso Brenno, ha perso Scedire, però c'ha due tre giocatori, abbi pazienza, sì, però per esempio c'ha per mettere il signor destro più forte della Serie B e del Bari Dorval, che sembra Marcello del Real Madrid, sì. E quindi ci stavo per dire la grossa anch'io, ma non posso, diciamo, in che senso? No, che sembra anche un attore, voleva dire. Dovrei qualcosa dire sui baffi. Un consiglio spassionato, taglia dei baffi. E poi ecco, sicuramente che andrà su o comunque lotterà proprio tantissimo sarà il Parma, perché il Parma comunque c'ha un allenatore bravo, Vecchia. Quest'anno hanno fatto una campagna acquisti razionale, non hanno guardato tanto i nomi, hanno guardato insomma, la sostanza, però c'è un sacco di giocatori. Sì, e poi il Venezia, queste secondo me sono le, quando l'ho dette, quattro. Poi dopo a livello di inserimenti bisognerà vedere un po' il Pisa. Insomma, comincia a dinnerante, però allora, come dicevo io. No, beh, lui ci ha detto le prime tre sono Cremonese, Sampdoria e Parma. Beh, io aggiungerei queste che dici tu, scusa Gianni. Allora, dando il Palermo, che c'ha una società importante e a gennaio, se serve, si rimborsa. E Palermo, certo, Spezia pure, adesso no, è vero che allora, Spezia però... persa a Catanzaro, però secondo me come Vabbè, rosa... Allora fate tutte le analisi, poi voglio le tre a testa. Allora, intanto inizia tu, Io ti dico, per me vanno su. Parma, Palermo e la terza non la so, ancora non ho sciolto i dubbi. Parma e Palermo per me vanno su. La Cremonese no, dice. La Cremonese potrebbe. Guarda che forte anche, prima Gianni l'ha citata, è forte anche il Venezia. Venezia è forte. Che hanno fatto l'anno scorso un girone di ritorno. Ma che me devi convincere? Punto prima dicevo che non è facile. Io ti sto dicendo a me, per me Parma e Palermo. La terza te la dico fra... Venezia quei due che c'ha che ha confermato, poi Iampalo e Jonsen sono due giocatori della Serie A, E forse gli altri in ce l'hanno questi, Sì. Penso. Per esempio il Palermo, secondo me, il problema è il tecnico. Mo mica perché non se ne voglia Corini, però... Ma, insomma. Secondo me è un allenatore che... Per esempio, mentre Ballardini è uno che prima o poi la trova la quadra, su Corini c'ho qualche dubbio in più, però magari mi sbaglio. Ci siamo attenti, sì, questa bella simpatia. Ecco, se ci guarda. Allora... Spezia, per esempio, è un rischio insomma, devo Spezia dire a Venezia l'anno scorso. Dobbiamo dire tre? Dai, sì. Bilancio, su. Allora, se ne dobbiamo dire te, io dico Cremonese, Parma e Palermo. Ah, lui? Beh, super giù, me l'ho detto io. Beh, no, tu hai detto... Cremonese, no, Parma e Parma. No, Bari l'ho messa, diciamo, underdog. Cioè ah, Cremonese, però tre, non dico la verità, ne dico tre per dirne tre, ma ne potrei dire altre tre. Tipo Venezia, Spezia e Sampdoria. Ecco, quindi... Allora, io dico... Se mi congeli, ne dico sei. Parma e Palermo, la terza ancora... Non ce l'ho chiara, mi dispiace... E ti dico pure la Ternana, secondo me, se finisce così... Ah, tra l'altro, nota, Viviani, no? Possiamo dire, dovrebbe essersi sbloccata la trattativa con il Brescia, quindi arriva Viviani con...
con contratto triennale, qualche punto interrogativo su questo triennale, se sarà confermato. Senta, scusa Alessio, intanto che parliamo puoi mandare anche la classifica. Sì. Ecco, e mentre invece Paghera e Proietti fanno un percorso inverso, per Proietti si parla di un rinnovo del contratto, quindi da scadenza 24 a scadenza 25, e quindi in questo caso ha ottenuto Proietti un po' quello che voleva, la spuntata, diciamo. E Paghera invece avrebbe, che è bresciano doc Paghera, quindi torna a casa, avrebbe anche lui un penso biennale. Adesso ste squadre queste... Cioè no, scusa, 24 con opzione. Scusate, ma Lecco e Brescia devono giocare tre partite, non so. La recupererà, che deve fare. No, dico, non è facile, sai, recuperare una, due. Ti dicevo, invece tre. La Ternana, ci vogliamo sbilanciare a dire quale potrebbe essere con questa rosa la sua posizione. No, perché diciamo c'è la scaramanzia, no? Diciamo che ci sta tante incognite. Per cui io, per quello che ho visto, la Ternana gioca così e continua questo processo di crescita, secondo me arriviamo a metà classifica. Non dico, insomma, però se arrivi dodicesimo... Perché ci siamo sempre sbilanciati... Viste le premesse della stagione, dici. Ma va più che bene. Però Enrico, a me mi basterebbe stare sempre quei 3-4 punti sopra la zona retrocessione. Cosa che per il momento non è. Vabbè, l'ho detto, mo dovrebbe prendere via, no? Enrico l'ha detto tante volte, ogni anno agosto abbiamo detto la Ternana, questa qui arriverà... L'anno scorso diciamo tra il quinto e ottavo posto, poi dopo ha tracollato. Dopo hanno smesso di giocare. Però era quella la posizione. E ci sarebbe dovuto tirare fuori un quantitativo di scheletri che diventerebbe un ossario la stagione dell'anno scorso. Allora, grazie a Dio è finita. Siamo una rosa. La vorrei dimenticare. Come rosa, diciamo. La Ternana, quello che valeva, l'hai visto fino a che... Decimo posto. Fino a che è stata una società di calcio e no un circo. Dopo... Come rosa, secondo me, non siamo da decimo posto, siamo un pochino inferiori. Secondo me... Siamo una squadra... Allora, tra il dodicesimo e il quindicesimo, speriamo. Poi le stagioni... Come rosa, dico. Basta una partita, un episodio per cambiare completamente. Diciamo che se la Ternana arriva nella parte alta della zona destra della classifica... Decimo va bene, decimo Gianni, io dico decimo dodicesimo posto significa meglio di tante squadre, insomma già l'abbiamo indicato prima 7-8 forti. Guarda, quest'anno ho visto alcune neopromosse si sono rinforzate molto. Punto. Ma con nomi, mo non facciamo, anche ex giocatori della Ternana, con nomi che sono rimasti molto sulla carta, mentre invece una cosa che avevo previsto e che purtroppo spero che non, cioè purtroppo sono contento per il ragazzo, avevamo visto Donnarumma in grande spolvero a Cascia, avete visto il gol che ha fatto? Con la Ternana quando è entrata non ha fatto una grande impressione, però intanto un gol che ha fatto, scusa, c'è stata una vaccata dalla difesa? Una vaccata, se ne ha smarcati due, stavo lì preciso, l'ha messa dentro, ma cioè, per carità. Però è un giocatore che quando sta bene... magari i gol li fa. Però, sì, vabbè ragazzi. Mo vediamo. No, non è che mi sto rimpiangendo Donnarumma, sia chiaro, non è che mi sto rimpiangendo Donnarumma, sto dicendo che avevo visto che già quest'anno... Da Cascia aveva fatto un bel ritiro, si era tirato a lucido, era pronto rispetto all'anno scorso, quest'anno l'ho visto più pronto. Comunque questo è uno, si capita la palla dentro l'area, lo fa. Sì, ma va bene. Io forse non è adatto alle caratteristiche della nostra squadra, questo ci può stare. Diciamo che Dionisi può somigliare, no? O speriamo che Dionisi faccia meglio. Beh, un po' più potente fisicamente, Dionisi un po' più giocatore. Io aspetto di vedere se arriva un altro giocatore, perché così ha detto Capo Zucca, che doveva arrivare uno straniero, no? dal mercato estero. E non trapela nulla, perché continuano a chiedercelo, ma non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Io giuro, dico la verità. Non lo sappiamo. Non lo so nemmeno su Viviani avevamo capito che c'era, sarebbe stato, quando Capo Zucca sabato mattina ha detto... Il mercato del Brescia era aperto in chiusura e in uscita e in entrata si era capito che Viviani sarebbe potuto arrivare. Su quell'altra mezzala io non lo so. Vediamo. Tira fuori un colpo, un coniglio dal cilindro. Posso dirti un paio di nomi, ma così, più che altro come scommesse. Potrebbe essere Rivas, che so che piace a Lucarelli. Che proprio che mezzala è un attaccante esterno. Beh, non è una sì, però Rivas ha fatto anche la mezzala, se vi ricordate. Senti, se arriva mezzala Viviani, escludiamo Grisetic. Sì, beh, certo. Penso che siano sullo stesso. Assolutamente sì. La Regina, per esempio, senza voler fare i sciacalli, tanto ormai la squadra si vincola. La Regina, mezzali disponibili non ci sono più. No, mai. Mezzale che l'anno scorso potevamo prendere Fabian, ma lasciamo stare, insomma. Che ha segnato in Serie A, Fabian. Un giocatore. Insomma, non ricordiamo quello che è successo. No. Tanto per fare un esempio, c'era questo Arena, no? L'abbiamo detto l'altra volta, che giocava quattro passi da casa, gli stavo detto tante volte. Andiamo a vedere sto ragazzo.
tanti giocatori, la Ternana con le disponibilità economiche che aveva negli anni scorsi. Gigi, sinceramente, rimpiando resta, io che ti devo dire. Poi, insomma, ripeto, Raul Moro 300.000 euro. Vabbè, lasciamo perdere quello. Ma i ragazzi, i giocatori con le disponibilità che avevamo noi, la Ternana, senti, poteva essere una piazza. Capozucca ha detto una cosa tra le tante che ha detto in conferenza, ecco, stampa, appunto. Che vanno colte, vanno registrate, la gente deve ascoltare queste cose, non può. No, perché se le dicevamo noi eravamo subitatori. Se le diciamo noi, non vi fidate, problema vostro. Non ho capito che ci guardate a fare se non vi fidate di quello che diciamo. Queste sono le cose che magari per darci due paraventate. Ma sì, ognuno si diverte come gli pare. Ma Capozucca ha detto una cosa fondamentale, ha detto qui c'era gente che percepiva stipendi da serie A e non si capisce sulla base di che, perché. No, vabbè, questa è una cosa che diciamo che le disponibilità. Poi quando arriva Guida, no, fa una razionalizzazione dei costi, perché poi la squadra l'ha fatta, cioè non è che non ci sta la squadra Ternana, cioè la difesa praticamente è quasi interamente Corrado Diachide tenuti. Corrado Diachide che non era semplice, sono i pezzi pregiati e sono stati tenuti. Palumbo l'ha regalato al Modena, Leone. Sia chiaro, sì. Sia chiaro. Dopodiché, è vero che sono andati via Donnarumma, Pettinari, Martella. E Martella, sono questi i pezzi grossi? Vabbè. Specialmente Pettinari e Martella. Sono questi i pezzi grossi. Allora, Cassata, Koulibaly era un in prestito. Non si tratta da lì, è finito il prestito. Favilli che si è dimostrato valido e Mantovani si sono dimostrati validi. Mantovani è arrivato a titolo definitivo. Lasciamo perdere delle indiscrezioni che abbiamo sullo stipendio che percepisce adesso e che gli era stato invece promesso da Leone, perché apriremo un filone triste. Comunque ci abbiamo guadagnato. Favilli, se ci salviamo, mi pare che abbiamo l'obbligo di riscatto, sì. No? Per cui potremmo acquisire le prestazioni dando un giocatore discreto, forte, no? Per la categoria. Morte. Allora, hai preso giovani che rispetto agli altri anni le presi questo in prestito per dire che già tu paragone, dai, no, super, per dire, allora andando non c'è paragone su come opera, penso l'hanno capito tutti, questo anche i cigni che stanno al lago di Vedù, diciamo, questo è un direttore sportivo bravo a differenza di chi c'era prima che era meno bravo, bene, questo penso l'hanno capito, abbiamo capito tutto. Secondo, chi parla di ridimensionamento di cose? Noi abbiamo ridimensionato il mondo ingaggi, perché di fatto la rosa numericamente più o meno uguale, sono andati via in 15-16, sono arrivati 13-14, poi se vogliamo dire onesti delle perdite insormontabili, facciamolo, ma fate voi, non ci abbiamo dubbi. Secondo, quello che voglio dire è che adesso la Ternana paga i giocatori, è una cosa normale. Non è che abbiamo fatto la squadra con pizza e fighi e gli diamo 4 buoni pasto come stipendio. Paghiamo stipendi normali per giocatori di categoria. Per una piazza come Terni. Per una piazza, soprattutto per una piazza come Terni. Ma ti dirò secondo, con tanti di questi giovani, facendoli giocare, ci guadagniamo. Minutaggio per la Lega. Che è quello che serve. Qualcuno diceva che il prestito sono prestiti secchi. No, senza di allora, guarda che tu hai acquisito i giocatori tuoi. A parte quello, ci stanno Marginian, non so, prestiti, ma a parte quello c'è un discorso da fare. Su Salvo, questo è l'anno Boico, zero. Luperini. Senti, diciamola tutta. L'anno prossimo faremo meglio, certo, questo è arrivato. Questo è l'anno zero, è stato detto in tutte le lingue. Diciamola tutta. Ripeto, bisogna ascoltare. Non solo, diciamola tutta, non solo è l'anno zero, questo è l'anno in cui stai risparmiando di meno rispetto ai prossimi anni. Perché ancora fino al 2024 incentivi agli esodo, contributo di stipendi. Quindi il vero risparmio sarà nella stagione 24-25, quando certi contratti tu veramente te ne sarai liberato e non dovrai più fare quello che incentivi, contributi. Perché certi giocatori che avevano l'ingaggio alla Serie A non l'avrebbe preso nessuno. Comunque quello che a me fa male, gratis, pagando anche tutto l'ingaggio. Comunque quello che a me fa male è pensare che con la disponibilità economica e con i soldi che ha messo Bandecchi gli anni scorsi, con un altro direttore sportivo, la Ternana sarebbe andata, secondo me, in Serie A. Se avessero realmente avuto voglia. Sì, io questo non lo so. A questo punto qualche dubbio mi viene. No, non lo so. Ho detto mi viene qualche dubbio. No, ma secondo me io l'avevo detto tante volte, poi sembra uno predica nel deserto, ma bastava poco, basta un direttore sportivo che fa le cose
diciamo, come posso dire, normali, ecco, vabbè. Cioè, no, allora, normali, qui ha fatto un capolavoro, sì, meglio ancora, perché no, ha smosso più di 30 giocatori. No, no, ma assolutamente, normale, nel senso, voglio dire, 7, 38, voglio dire che non chiedevamo tanto, bastava che con le disponibilità economiche che avevamo, che andare a prendere i migliori giovani della categoria, per credo dire. Poi che grosso ha fatto il Frosinone, credo che, ma lì ci vogliono le conoscenze, oh, credo tu che... se apri la rubrica del telefono, se ci sta Capozzucca ci avrà 500 nomi. Ma poi niente lo dice lui, no? Allora, ma c'ha soprattutto conoscenze, allora, importanti, no? Ha detto, vado in vacanza con Ma se si presenta con l'Inter, con la Juve, Giuntoli è un amico da una vita. Ma mica, con tutto il rispetto, ma chi ci stava prima, secondo me... E questo è il discorso. Ecco, certe conoscenze, certi agganci... Non ce l'aveva. Se no, Pitia non arrivava, se no non arrivava Raimondo. Chi è arrivato l'anno scorso? Ma i ragazzi della Fiorentina. L'anno scorso dei giovani, chi è arrivato? Questo che dico io, questo. Raul Moro 300.000 euro. Che ci compravi un giocatore di Serie B, ma di livello. Ne aggiungo un'altra. A me pare un altro dei cambiamenti epocali di quest'anno sia la serietà della società da un punto di vista organizzativo e comunicativo. Organizzativo perché c'è il presidente, c'è il direttore generale, c'è il direttore sportivo, c'è quello che si occupa dei conti, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno al suo posto. Una società normale, ok? Con ruoli definiti, si sa quello che fa, perché per dire, io ci ho avuto per anni da Iavento, io ancora devo capire che faceva dentro la Ternana. Abbiate pazienza, sarà un limite mio, però non gli ho sentito di una parola. Va bene. Leone ne ha dette tre, tanto per dirle. Beh, ecco, anche in questo, scusa. In compenso c'è un presidente che parla urbi e torbi a tutte. E concludo, no? Ma non ho finito. Dicevo, la conferenza stampa di Capozzucca alla fine del mercato. Tra l'altro, chiara. Sembra una grande novità, ma è la polizia. Cioè, vuol dire, è chiaro che bisogna fare una conferenza stampa alla fine del calcio mercato. Abbiamo detto, la normalità. E ha spiegato, tra l'altro, tutto quello che ha fatto e non ha fatto. Se qualche cosa l'ha sbagliata, se qualche cosa... come posso dire, anche lui ha avuto i suoi problemi, cioè è normale, in modo che uno alla fine dice, ecco, allora questi sono i motivi per cui è arrivato quello, non è arrivato quell'altro, c'è stata quella mossa, Proietti probabilmente non è andato, cioè queste sono cose che devono essere chiarite alla piazza. Ecco, questo era quello che ti dicevo dal punto di vista comunicativo, volte, no? Comunicativo, perfetto il direttore sportivo, perfetto il presidente, che ha detto, ragazzi, questo è l'anno zero, l'unico, solo... obiettivo dichiarato è la salvezza. Ah, sì. L'allenatore, che a prescindere che non gli è stato fatto firmare niente, no? Che mi sembra un passo avanti anche quello epocale. Tra parentesi. No, perché vanno ricordate certe schifezze. Cioè, veramente. Vanno ricordate, perché solo a Terni si è vista una schifezza di quella portata. Unico caso al mondo che non si è più verificato e non si verificherà mai più. Speriamo. Perché... stato chiaro, Rugelli. Salvezza, preciso, e tutti in sintonia, direttore sportivo, anno zero, salvezza. Una società che all'unisono comunica le stesse identiche cose, soprattutto senza prendere in giro nessuno. E che soprattutto, anche, aggiungo... Per me è un passo avanti notevole, poi dopo... A completamento aggiungo che alla fine della partita vedi in sala stampa il presidente, sempre, vedi il direttore generale, esatto. Vedi... tutti quanti. E se dovesse servire vedrai anche il direttore sportivo. E vedrai anche il direttore sportivo. Però purtroppo questa è la normalità a cui noi non eravamo più abituati. E sembra una cosa eccezionale. E ci sembra, chissà che, invece sta facendo perché, questa società quello che... Questo è il dispiacere aumenta perché secondo me con tutto sarebbe bastato poco con quelle disponibilità. Certo, no, ma non solo quello che dice Enrico, che sono da quello detto io prima, ma non solo, ma dispiace perché secondo me siamo avviati veramente verso una gestione ottima. E quello che dispiace è che secondo me sta squadra avrebbe meritato qualcosa, esatto, in più e ci, esatto, avrebbe fatto stare a tutti più tranquilli, perché se invece di un punto ne avevi tre, non dico. No, poi io, ecco, allora, siccome manca un minuto, voglio prendermi la chiusura, dico a tutti quelli che commentano la nostra trasmissione, no? Che a cui vogliamo un bene infinito, anzi lo sapete, ci piace che scrivete, però qualche insulto in più ce lo qualche insulto in più ci piace, ci diverte, no, ce lo meriteremo, però quando dicono ma siete un po' più, forse non avete capito, noi prima che sta qui a parte che è un hobby, no, cominciamo a dire, perché sennò sembra chissà che, ma prima che opinionisti o presentatori di TV siamo tifosi, se noi riteniamo che in questo momento sia fondamentale stare vicino alla squadra, cercare di mandare tutta l'acqua per l'orto possibile e non esaltare, non alzare l'asticella delle critiche più o meno giuste, perché poi
uno critica, se pensa di dover criticare, se non, a un certo punto non è troppo. Non è che lo deve fare per partito preso, per partito preso o per fare spettacolo. Che stiamo a fare? Per passione, un hobby e diciamo la nostra opinione. Per cui tante prese di posizione, però l'unica cosa è ripeto, portate pazienza, quando sarà più chiaro e definito il nostro campionato vedrete che saremo, non lo so, no, però, come saremo, tocca vedere anche che campionato famo, perché però il rischio, non cioè, abbiamo risparmiato non critiche mai a nessuno. A me mai avete fatto vedere questi commenti, ma nessuno che ci insulta? Non gravemente, ancora nessuno da querela. No, mi sento un po' tradito dai nostri spettatori, dai nostri telespettatori. Forse ci hanno rispetto, non so, forse l'età. Io no, invece volevo fare un applauso pubblico a quello che ha commentato dopo la prima puntata, se volevi anche la borsa dell'acqua calda, visto che ti sei commentato con la Felpa. Però spiegaglielo. Non lo so, com'è? Non l'ho letta quella. La prima puntata, ti ricordi? Yeah. Adesso ma vabbè, mi sono messo il maglione perché erano tutti bianchi, diteglielo sto signore, no? Vabbè, ma questi non sono, io penso bene, no, quello, no, infatti non era un insulto, ci ha fatto ridere. Prossimamente vedremo anche di cercare di interagire in diretta con voi, però adesso abbiamo assolutamente finito, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, per cui ringrazio Gianni, ringrazio Gigi, ringrazio voi che ci seguite sempre numerosi, ci vediamo dopo la sosta. E forza del Nana sempre, eh? Sempre.